Malizia dei rigoristi, farisei e degli erodiani. Se Gesù dice di non pagare le tasse, verrà accusato di fronte alle autorità romane di essere un pericoloso eversivo. Se Gesù invece impone l'obbligo di pagare le tasse all'invasore romano, allora si potrà dire che non è un buon ebreo e non attende la liberazione. La risposta di Gesù si sottrae alla morsa degli interlocutori e apre degli orizzonti inediti di pensiero e di prassi. Gesù formula la sua risposta in termini di restituzione. Il potere politico può richiedere agli uomini solo quanto a loro dato, niente di più. Cesare può esigere la moneta su cui ha fatto imprimere il suo volto, ma non l'immagine dell'uomo, cioè la sua dignità fondata nell'immagine e somiglianza del Creatore. Questa appartiene soltanto a Dio e a Lui deve essere restituita. In un quadro culturale nel quale il potere politico si serviva regolarmente della divinizzazione dell'imperatore come strumento di autorità e di consenso, Gesù opera una radicale secolarizzazione, riconducendo l'autorità politica ad un ambito limitato e terreno, senza nessuna legittimazione religiosa. Con questo apre di fatto la strada al pensiero moderno sulla laicità e l'autonomia della sfera politica. E tuttavia ci vorranno molti secoli prima di riscoprire il significato di queste parole. Pochi secoli dopo, l'imperatore Costantino, convertito al cristianesimo, farà coniare delle monete con l'effigie di Cristo, inaugurando così una lunga fase di commistione tra potere politico e religioso. Abbiamo smesso da diversi anni di riflettere sul ruolo dei cristiani in politica. Sembra che tutto sia risolto. Forse occorre riprendere il tema. Buona giornata a tutti.